Stavolta non ci sono partite ancora da giocare, è Europa League. Sì, contentissimi di aver raggiunto il nostro obiettivo. Stasera secondo me abbiamo fatto un'altra grande prestazione in cui meritavamo sicuramente di più. Non sono contento del risultato, devo essere sincero, perché volevo vincerla anche per dare continuità a una serie di vittorie, perché la squadra oggi ha creato veramente tanto, come al solito, e siamo stati magari poco bravi in certe situazioni, magari un po', anche un po' sfortunati. Ma forse ancora non ce ne rendiamo conto, perché obiettivamente già sto pensando al Pescara, però sono contentissimo di aver raggiunto la fase a girone. Era il nostro obiettivo, penso che sia un grande onore per noi, per i tifosi, per Sassuolo, per la società. Ho sentito il dottore adesso Squinzi che era veramente contento. E poi ho il piacere di dedicare quel per poco che possiamo aiutare, dedicare questa vittoria tutta italiana e di italiani alla gente che in questo momento sta soffrendo per il terremoto. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento che mi è piaciuto, perché siamo venuti qua per fare la partita, non per mantenere il risultato, lo dimostrano le tante occasioni che abbiamo avuto anche prima di far gol. Poi è stato bravissimo Domenico, come gli riesce facilmente in questo periodo a concretizzare tutte quelle occasioni, quell'amore di gioco che abbiamo fatto in particolar modo nel primo tempo. È una grandissima soddisfazione, perché è un po' quello che noi pensavamo già dall'inizio, perché il nostro obiettivo era quello di riuscire ad arrivare appunto ai gironi dell'Europa League, per cui è una cosa straordinaria, perché credo che sicuramente abbiamo fatto qualcosa di speciale, e proprio perché io credo che sia giusto anche ringraziare tutto il club, tutta la squadra, il nostro dottor Squinzi, che ci ha sempre creduto, e io credo che sia proprio il lavoro di tutti noi, il lavoro di gruppo, e che siamo riusciti a portare a casa questo straordinario risultato. Credo che questo è un po' un percorso di crescita della squadra, un percorso di crescita che il nostro mister ci sta ogni giorno cercando appunto di far capire appunto anche ai nostri ragazzi, che si può fare sempre di più, si può fare sempre meglio. Credo che proprio noi non dobbiamo cambiare il nostro modo di essere, dobbiamo cercare sempre di giocare con lo stesso spirito, la stessa volontà, e credo che questo proprio ci stia dando dei grandi risultati, per cui anche oggi abbiamo avuto modo di giocare anche con dei ragazzi giovani, dei ragazzi che non avevano mai giocato, hanno esordito, per cui complimenti a tutti, perché è veramente una cosa storica. Peccato che non riusciamo magari a gioire nel modo proprio che dovremmo fare, perché con quello che è successo in Italia col terremoto credo che non ci dà neanche questa grande voglia di festeggiare nel modo migliore. Che lavoro già di un po' di anni, perché non è soltanto il lavoro della passata stagione, per cui è un continuare a lavorare sempre di più, continuare sempre a crescere, cercare sempre di dare il meglio di noi stessi, per cui penso che avremo ancora altre gioie, altre soddisfazioni da poterci togliere. Un giudizio sul mix che c'è di volta in volta in campo, anche con quelli che il mister cerca di mettere dentro per dare un po' di minuti a tutti. Ma la forza di una squadra è soprattutto, è facile dirlo, però soprattutto di chi non gioca, coloro che si allenano sempre bene, si fanno trovare pronti, e stasera è stata l'ennesima dimostrazione, domenica Palermo uguale. Siamo una squadra che ha voglia di stupire, una squadra che è ben allenata, anzi ottimamente allenata, e questa è la dimostrazione, siamo organizzati. Chiunque entra fa la propria parte, anzi la fa molto molto bene, e veramente tantissimi complimenti ai miei compagni e allo staff. Inseguito ormai da tanto tempo, io ancora da di più, quindi mai mi sarei potuto immaginare di arrivare a determinati palcoscenici, però c'era una grande voglia di arrivarci, di stupire, probabilmente ci davano... non per spacciati, ma sicuramente era molto molto complicata, invece con il lavoro, con la voglia di arrivare, la voglia di stupire, credo che abbiamo ampiamente meritato questo risultato, ce lo portiamo a casa, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti che sia un grande risultato. All'andata abbiamo probabilmente strappato un po' la partita, nel senso che era oggettivamente complicato per loro ribaltare una situazione, però sapevamo di venire in uno stadio molto particolare, sappiamo che loro sono una buona squadra e il calcio è pieno di sorprese, però volevo fare veramente i complimenti ai miei compagni, allo staff, a tutti quanti, a chi l'ha preparata, perché ci siamo preparati bene, avevamo la testa giusta, l'abbiamo giocata con molta intelligenza, non facendo un gioco ultra offensivo, però abbiamo giocato una partita molto molto intelligente, abbiamo avuto la fortuna bravura di passare in vantaggio, poi per loro era veramente complicato recuperarle, quindi abbiamo portato a casa una partita meritata, anzi dovevamo sicuramente vincere per le occasioni create, ma stasera va bene così.
Davide, sicuramente vi aspettavate una stella un po' più luccicante, è stata al di sotto delle attese anche l'avversario. Ma non lo so, perché comunque quando si incontrano degli avversari per la prima volta è sempre una sorpresa, non si sa mai quello che ti può aspettare, però noi avevamo pagato lo scotto della sorpresa forse nella prima partita contro il Lucerna, poi abbiamo capito subito qual era la mentalità giusta con cui affrontare le partite e quindi penso che sia più merito nostro sicuramente che demerito degli avversari, non sarebbe corretto sminuire quello che abbiamo fatto perché è stato qualcosa di veramente, veramente di grandioso. Sicuramente è una partita all'altezza di quello che era l'impegno. Peccato perché come all'andata abbiamo creato molto di più di quanto poi abbiamo raccolto. Potevamo chiuderla ancora prima, sia all'andata che oggi, però già il fatto in queste partite di riuscire a creare tutte queste occasioni è una cosa molto positiva. È più facile recuperare le energie dopo una vittoria che dopo una sconfitta, poi comunque penso che la cosa più importante sia il messaggio che è arrivato da parte di tutti quelli che sono stati chiamati in causa, sia in campionato che in Europa, e quindi quando si hanno quelle risposte dai giovani e dai giocatori che magari sono stati coinvolti un po' meno, diventa tutto più semplice. Sassuolo è grande! Sassuolo è grande, siamo una realtà di mondo! Uno spettacolo! Ci sono anche delle signore a vedere il Sassuolo e a gioire. Ma sempre, noi abbiamo l'abbonamento allo stadio, è tutto un gruppo, quindi siamo più donne che uomini a momenti. Quindi... Però stasera non eravate a Belgrado, un po' dispiace. Lavoro, quindi non sono potuta partire, appena rientrata dalle ferie sennò sarei andata. Una soddisfazione che non ci si aspettava, se si pensa a 6 mesi fa nessuno se l'aspettava. No, noi non ce l'aspettavamo, però adesso è un regalo, questo è un sogno fantastico, quindi siamo troppo contente. L'Europa è arrivata. Fantastici, facciamo fatica a crederci ma ci siamo. Com'è stata la partita? Bella, abbiamo dominato e ci siamo divertiti. Vederla qua in piazza tutti insieme? Beh, magnifico. Magnifico. Com'è andata? Beh, mi sa che mi deve passare la paura dell'aereo adesso andare in Europa. Non essere a Belgrado un po' ti dispiace però. Sì, ma è stato un caso che non sono andato, perché dovevo andare, però ho avuto qualche problema e non sono potuto andare. Però tifosi eravate tanti a vedere la partita, quindi è comunque una città che si stringe intorno ai ragazzi. Sì, devo dire che è anche una grande squadra, grande società e grande città. Assessore, anche lei era qui tra i tifosi a vedere la partita, non si poteva mancare a un'occasione così, anche perché il risultato è stato molto soddisfacente. È stato veramente molto soddisfacente, era un'occasione che non si poteva assolutamente mancare, direi che la felicità è ai massimi livelli, c'è tantissima gente e quindi meglio di così non si poteva. Soddisfazione per i risultati della squadra, un bel gesto anche quello dei commercianti che hanno riunito i cittadini qua in piazza. Beh, non avevo dubbi sul cuore e lo spirito dei commercianti di Sassuolo e quindi naturalmente era un'occasione unica per farlo vedere e mostrarlo. Adesso anche per la politica sassolese forse sarà il caso di fare qualche trasferta in giro. Ma vedremo. È 1:40, siete arrivati a Sassuolo dopo 15 ore di viaggio e c'è tanta soddisfazione però per la partita di ieri. Molta soddisfazione, stanchi ma felici, molto. Valeva la pena di farle tutte, ripartiremo tutti anche in questo momento. Esatto, perché abbiamo già visto il sorteggio e stiamo organizzando le prossime trasferte. Anche perché anche stavolta ci sono a fare tanti chilometri. Esatto, tantissimi. Sì, però li facciamo in aereo, con l'aiuto, con l'aiuto possibilmente della società che... Se magari ci aiuta. Che andremo... Se magari ci aiuta la società potremo fare molto meglio, fare molto prima. Forza Sassuolo! Com'è stata la partita vista dagli spalti direttamente da Belgrado? Bellissima esperienza perché in uno stadio storico dell'Europa è bellissimo vedere un Sassuolo che finalmente entra in Europa da Belgrado.